Vi ricordate la brillante ex velina Emanuela? Ecco cosa fa oggi e come è diventata. Non la riconoscerete, è ancora più bella. A Striscia la Notizia sono passati tantissimi volti che ne hanno scritto la storia, non solo in termini di conduzione, ma anche per quanto riguarda le veline che hanno ballato su quel bancone. Potremmo fare tantissimi nomi, come Elisabetta Canalis e Melissa Satta, solo per citarne alcuni. Ad alimentare la curiosità ed essere entrati nel cuore ci sono alcune personalità molto interessanti, come l'ex velona Emanuela. Ve la ricordate sicuramente. Oggi è ancora più bella di prima. Emanuela Aurizzi, il successo a Striscia la Notizia. I fan più affezionati del telegiornale satirico Striscia la Notizia si ricordano tutte le veline, i velini, e anche la stupenda velona che risponde al nome di Emanuela Aurizzi, che ha capeggiato lungo il bancone di Canale 5. Non è solo stata un volto del TG italiano più famoso, perché Emanuela è anche una bravissima cantante e attrice. Il suo appuntamento come velona lo ha vinto, e ha saputo portarlo avanti con grande successo. Una professionista nel mondo dello spettacolo, molto riservata e sincera, ha affiancato le due veline classiche dando quel pepe che serviva alla trasmissione in quel periodo. La sua bellezza curvy ha conquistato tutti, rompendo gli schemi e facendo capire che non ci sono niente. Anche nei film di Leonardo Pieraccioni, con Pino Insegno, e anche con Antonio Banderas, sino alle fiction di successo Distretto di Polizia 5 e 7. Cosa fa oggi l'ex velona Emanuela? È diventata ancora più bella Emanuela Aurizzi, è sicuramente una donna determinata e professionale, che negli anni ha deciso di svoltare e dedicarsi alle sue passioni. Cinema, televisione, musica e anche teatro, dove è stata applaudita dal pubblico e dalla critica. Oggi Emanuela è ancora più bella di prima e ha anche intrapreso una dieta, seguita ai tempi nel salotto di Barbara D'Urso, si mostra sui social sicura, solare, e non manca mai il sorriso, pronta a prendere al volo tantissime novità che le si prospettano nel prossimo futuro.